Questa mattina, intorno alle 4 del mattino, è partito appunto il primo convoglio che è costituito da 4 container che contengono rifiuti radioattivi. Quindi in questa prima spedizione sono partiti circa 168, anzi 168 fusti di rifiuti radioattivi e fra qualche giorno partirà un ulteriore convoglio con lo stesso numero di fusti di rifiuti radioattivi. Si tratta di resine e fanghi radioattivi, quindi sono rifiuti che erano stati prodotti durante l'esercizio della centrale nucleare. La destinazione di questi rifiuti radioattivi è il centro di trattamento della società IAVIS che si trova nella Repubblica Slovacca. In questo centro di trattamento questi rifiuti verranno inceneriti e successivamente le ceneri verranno condizionate, ovvero verranno prodotti dei manufatti con delle caratteristiche che li rende idonei allo smaltimento definitivo, cioè al conferimento in un deposito nazionale, quindi allo smaltimento proprio finale. E contemporaneamente verrà ridotto il volume di questi rifiuti, che è un aspetto fondamentale per continuare a disporre di spazi idonei all'interno dei nostri depositi temporanei di sito per poter ospitare i rifiuti che verranno prodotti dalle successive operazioni di smantellamento dei sistemi e componenti contaminati, in particolare quelli dell'edificio reattore. Questo è un primo importante traguardo perché questi rifiuti saranno utilizzati per le prove a caldo dell'impianto di trattamento e condizionamento. Una volta terminate queste prove a caldo, una volta ottenute le restanti autorizzazioni, sarà possibile spedire al trattamento i restanti rifiuti radioattivi che attualmente sono stoccati nei nostri depositi temporanei.